Ciao a tutti, un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Beh, una puntata veramente incredibile. Abbiamo un protagonista assoluto della nostra musica italiana e non soltanto dance, perché io dico che con noi, con Roberto Zanetti, parliamo non soltanto di dance, ma della musica italiana che ha fatto la storia. Ciao Roberto! Ciao, 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 sono felice di essere qua con te. Oh, lo vedi, sono rosso? No. Dai, no, perché sono emozionato. Non scherzare. E noi ci siamo incontrati, no? Ti ricordi, no? Da Gianni, quando abbiamo fatto, sì. Ok, l'excursus in accordo con Gianni Bini, che ti ho portato i dischi a autografare, che li ho qui. È stato per me un incontro straordinario. Per me come appassionato, perché io non sono un esperto di musica, ma sono un appassionato che compra musica e che ascolta. E soprattutto musica dance, e praticamente averti incontrato e oggi averti qui con me in questa mia puntata, per me è un sogno che si realizza, un sogno bellissimo, per tutte le emozioni, sì, che mi hai dato in tutti questi 40 anni, che sono tante tante emozioni. Mi ricordo quando ci siamo visti là da Gianni, perché erano proprio i primi giorni che iniziamo a registrare l'ultimo disco, no? E quindi era un po' momento un po' di studio, no? di esperimenti e così, e sei arrivato, insomma, ci eravamo già accordati, sapevo che venivi, insomma, abbiamo firmato questi dischi. L'ho visto che eri un appassionato di musica in generale, no? Di Italo Disco e anche di, insomma, tutta la dance italiana, e quindi vabbè, ora ci ritroviamo qua a fare una chiacchierata, sono contento. Che bello, sono emozionato, non ho più parole. Comunque dai Roberto, intanto veramente io voglio farti i complimenti per tutto quello che hai fatto, per la tua grande carriera che sta continuando alla grande, però facciamo un passo indietro nel tempo. Ma mi racconti un attimino come sei arrivato al mondo della musica? Ah, io sono arrivato come tutti i ragazzi con i primi esperimenti, le prime band. A quel tempo si chiamavano ancora complessi, no? E quindi andavo allo scientifico e avevo 4-5 amici che suonicchiavano e abbiamo fatto i primi complessini, no? La prima band, si suonavano i brani che a quel tempo ci piacevano, no? Quindi i pezzi dei Genesis, dei Deep Purple, insomma, essendo una band, suonavamo dal vivo, quindi si prendevano i gruppi che appunto suonavano, no? Quindi rock pop, no? Abbiamo fatto le prime esperienze, poi dopo, sai, passi da una band all'altra e capitai in una band che suonava nei locali, no? Mm-hmm. E quindi feci una prima esperienza come orchestra da ballo, no? Si andava a suonare nei locali, poi cambiando anche lì, dopo cambiai 2 o 3 band, arrivai a diventare quasi professionista, cioè arrivai a un punto in cui dovevo decidere o università o continuare a suonare e fare musica, no? E ovviamente la mia famiglia, mia mamma soprattutto, era: no, io voglio un dot davanti alla me lo porta, immagino. No? Però io ero duro e la musica era troppo importante per me, e quindi mollai l'università e iniziai a fare musica da professionista, quindi sempre come orchestra da ballo, come band, nei locali da ballo. Però suonavamo dance, musica da discoteca, suonavamo poi tutta Italia, soprattutto qua nella zona nostra si suonava la Capannina, la Bussola, a Firenze, lo Chalet Tigli, insomma c'era diversi locali che facevano 3 o 4 serate con le band dal vivo, no? Finché a un certo punto nell'aria si comincia a sentire
la musica dance, la prima quella inglese, no? E sì. Poi una musica strana che era beat elettronico e melodia, no? E lì, dovendo suonare le canzoni che la gente voleva sentire per ballare, cioè dovevi fare l'hype parade, quindi suonare le canzoni che andavano di più in quel momento, no? E cominciarono ad arrivare i primi progetti Italo Disco, e sentiva nell'aria Dolce Vita, si sì, sentivano sì. Alcuni gruppi Don't You Want Me, The Human League. Human League, no? Poi dopo arrivò Gazebo durante l'estate con Masterpiece. Sì, con no? Masterpiece. E quindi era l'estate dell'83 e mi sono detto, ma se lo fanno gli altri non lo posso fare anch'io, no? Perché capivo che c'era dietro questi progetti c'erano dei musicisti italiani e dei cantanti italiani anche, che cantavano in inglese, ma italiani, con lo pseudonimo, sì, sì, col nome d'arte inglese. E quindi mi sono buttato, no? Investendo piccoli risparmi, perché mi sono autoprodotto e quindi ho fatto un primo disco, il disco è piaciuto, a quel tempo ti davano un acconto, no? I discografici, e quindi con questo acconto io ne facevo subito un altro, no? Ne feci tre o quattro, sono stato fortunato perché ne ho fatto tre o quattro, ma il quinto era già Rose di Magic Carrion, che era già un successo abbastanza importante, ma poi subito a ruota la settimana dopo Don't Cry Tonight di Savage. E io lì per lì non ero neanche... Che qui ce l'abbiamo, Don't Cry Tonight. Ma ti voglio dire una cosa, ecco, voglio fare un passo, un capellino indietro. Ma come nasce il nome Savage? Allora, nasce per caso, perché la moda era quella di mettere un nome inglese, no? Un nome internazionale. Sì, no? Sì. E quindi io ero appassionato di fumetti e c'era un fumetto che... diciamo che il personaggio principale era Doc Savage, era scritto Savage, ma si pronunciava in inglese, cioè era inglese, no? Quindi era Doc Savage, no? È vero, però tanta gente lo pronunciava in francese, no? Anche se era sbagliato, perché in francese dovessi metterci la U, Sauvage, come il profumo, no? Sauvage. Sauvage, no? E a me piaceva l'idea del nome scritto in inglese e la pronuncia in francese, e l'ho scelto. Però all'inizio, sono sincero, io non pensavo che sarei stato Savage, cioè per me era una canzone, cioè mi piaceva tantissimo, l'avevo cantata anche con passione, diciamo, sì, no? Sì, però sì, non ero ancora pronto al palcoscenico, non sapevo se poi non sapevo se avrebbe avuto successo, no? Certo. Però ovviamente è stata una cosa così immediata e improvvisa che ho dovuto decidere velocemente, anche perché c'era da andare in televisione, ecco. E allora il Savage sono diventato io. Ti volevo dire, ma come nasce il testo di Don't Cry Tonight? Come è nato? Ti ricordi il momento? Il testo è nato molto casualmente, perché mi sono messo a buttare giù delle idee con un amico che era appassionato di computer, ma anch'io ero appassionato di computer, e quindi abbiamo messo delle frasi Random Memories of Dreams, per esempio, no? Che non hanno senso, però detta poi da inglesi madrelingua, no? Mi hanno detto che sono frasi che molto poetiche, cioè ci fanno entrare in un mondo, no? E quindi, vabbè, è nato così, buttando delle frasi un po' forse anche casuali, no? Perché non ha un vero senso, se non poi quando arriva il ritornello, Don't Cry Tonight, sì, tonight, certo. Don't Let Me Go, quella era la mia anima malinconica, melodica, che veniva fuori. Ma infatti, diciamo, anche con Only You c'è questa vena malinconica nei testi. Fa un po' parte, sì, di te in generale, o era quel momento?
No, io è parte della mia musica. Se io devo scrivere una cosa per me, deve essere così, deve essere malinconica, Ah. romantica, un po' dark, no? Era quello che volevo trasmettere, no? Che poi subito dall'immagine, come mi vestivo, dai primi video, dall'immagine nel computer, no? Perché a quel tempo io feci una cosa che non l'aveva ancora fatta nessuno, cioè riuscì a coinvolgere un'università di Milano. E siamo riusciti a digitalizzare le immagini mie dentro un computer, un PC, che si portò in alcune trasmissioni, ma era una cosa avantissima, cioè non la faceva nessuno, neanche gli inglesi, cioè eravamo veramente molto avanti, no? E infatti il video di Don't Cry Tonight, malgrado fosse cheap, cioè realizzato con pochi soldi, no? Quindi molto risparmio, perché non ce n'erano di soldi. Però passò su Mr. Fantasy, che era una trasmissione a quel tempo di culto, Sì, dove solo addirittura. video inglesi passavano, no? E insomma, il regista capì appunto che questo video aveva qualcosa da dire, insomma, e siamo riusciti a farlo passare. Fantastico. E poi, come ha detto, è bissato con Only You, che per me ha un ricordo molto bello, perché se ti ricordi da Bini, ti raccontai che ti avevo visto dal vivo alla discoteca Y di Certaldo, per la promozione di Only You. E io rimasi colpito da te, da questo tuo modo, no? Da questa anche tua scenografia, no? Come ti comportavi con le mani, eccetera, eccetera. Ho detto straordinario. E lì mi sono innamorato della dance, che poi è stato uno dei primi dischi che ho acquistato, che ho qui l'originale, no? Acquistato con i miei soldini, non so, 9.000 lire, 8.000 lire. Fantastico, Only You, fantastico. Sì, era sì, volevo ovviamente dovevo bissare il successo della prima. E quindi ho cercato di rimanere nello stesso filone, no? Però cambiando un po' alcune cose, ho messo l'organo da chiesa, no? Liturgico. Il video però era la continuazione, cioè nel primo video praticamente ero alla ricerca di una fidanzata, ma la cercavo dentro un computer, no? Che ti ripeto, a quel tempo era una cosa molto avanti, cioè non esistevano i computer come oggi, che in casa fai tutto, no? Sì, tutto, tutto. E nel secondo ho trovato quella ragazza che era la stessa ragazza, no? E la sposavo tramite un computer, c'è tutto un matrimonio strano. E lei c'è a un certo punto, lei doveva sposarsi con un altro ragazzo che però Sì, non era sì, sì. amato da lei, e io stacco la corrente Sì. e insomma c'era una storia È vero, è vero, è vero. Bello, così. bello. Sì. Ma ti ricordi la prima volta sui palco, quando hai cantato Don't Cry Tonight, Only You, l'emozione, la sensazione davanti a un pubblico in discoteca o, non lo so, in piazza? Me lo ricordo benissimo perché io fino a quel momento ero abituato al palcoscenico, però suonavo le tastiere, quindi suonavo seduto e cantavo da seduto, no? E non avevo mai cantato col microfono davanti al pubblico, no? E un impresario di Milano mi chiede se volevo andare a cantare una domenica pomeriggio a Lodi, no? Erano i primi di gennaio, la canzone era appena esplosa e io ancora suonavo con l'orchestra, capito? Quindi era un po', per me era un altro mondo, no? E mi disse, perché io non sapevo cosa fare, cioè per me andare a cantare in playback una canzone era strano, perché insomma, ero abituato a suonare dal vivo, a cantare dal vivo, no? Allora mi chiese di andare a vedere in questa discoteca cosa facevano la domenica prima, e c'era un altro cantante, no? Ora non ricordo chi ci fosse, no? Però erano i classici cantanti italo-disco di quel periodo, che erano finti, no? C'era qualcuno che aveva messo la voce nel disco, e poi c'era qualcuno che, un Sì. fotomodello, un ballerino Sì. che faceva finta di cantare, no? E quindi vedo questo personaggio qui, un locale da 2 o 3 mila persone, pienissimo. Sì, un po' di successo, no? Però niente di che, no? A un certo punto questo impresario sale sul palco, prende il microfono e dice:
la prossima domenica qui da noi ci sarà Savage, no? E mette la canzone, no? E c'è stato un boato di, cioè un urlo pazzesco di questi 2-3 mila ragazzi, no? Uh-huh. E io che ero in mezzo al pubblico, no? Che ero ancora sconosciuto, ero lì in mezzo al pubblico, mi sono, cioè, sono rimasto impietrito, no? Dico, ma cosa sta succedendo, no? Sono io, capivo, sono io, Capivo che mi stava cambiando la vita, no? E la domenica dopo sono andato lì su quel palco. E ti ripeto, era la prima esperienza, quindi ho cantato, finita la canzone, ovviamente boato di gente, cioè tutti erano felicissimi, erano contenti, erano le ragazzine, cioè, sotto lì diventavano matte. A un certo punto ho finito la canzone, ho fatto ciao, no? E sono rimasto lì. Ma di lì mi è servito di capire che la domenica pomeriggio, quando dicevo ciao, dovevo scappare, perché mi sono saltati addosso e mi hanno spogliato sul palco. Perché succedeva quello, capito? Io la domenica pomeriggio era tremendo, perché erano tutti ragazzi dai 14 ai 16, 18, no? E ovviamente era, le ragazzine erano intrepide, no? Erano, sì, sì, certo, cioè, no, poi dai. Te giovani, finivo, le ragazzine giovani, capisci, no? E quindi cioè, era una cosa. E da lì in poi, ciao! Via, scappo, è meglio! Ma comunque non ti immaginavi, quando scrivevi Don't Cry Tonight, Only You, tutto il successo che avrebbe avuto, che dopo 40 anni siamo qui a parlarne. Poi ne parleremo anche quando hai fatto gli ultimi concerti negli anni 2000 con i palazzetti pieni. Cioè, ti immaginavi, insomma, che stavi creando un qualcosa che sarebbe rimasto nel cuore di tutti? Allora, quando ho fatto Don't Cry Tonight, ovviamente non mi aspettavo il successo, no? Ci credevo, perché era una canzone che me la sentivo nel cuore, no? Quindi, però non me l'aspettavo. Poi, quando è arrivato Only You, ero già a Festival Bar, ero già ormai, era già scoppiato il successo, quindi è stato un approccio un po' diverso, cioè speravo di continuare, no? la stessa carriera, insomma, che la canzone avesse successo come il primo, e così è stato. Infatti a metà Festival Bar inizia col Don't Cry Tonight, ma poi Salvetti volle andare su Only You, perché ormai Only You era più famosa di Don't Cry Tonight, sì, no? E poi dopo è scoppiato l'estero, cioè verso la primavera ha cominciato la Germania, la Francia, la Spagna. Cioè, Spagna fece una televisione, in quel momento là c'era ancora soltanto Spagna 1 e Spagna 2, due televisioni, no? Quando andavi lì, il giorno dopo eri una star, no? Infatti successe che il giorno dopo andavo in giro per Barcellona e ovviamente non potevo camminare, mi riconoscevano tutti. Ma ti rendi conto? E poi da lì, vabbè, è venuto appunto l'Europa, e poi piano piano anche i paesi, soprattutto i paesi dell'est, che poi si sono rivelati dopo, perché a quel tempo c'era ancora il muro e quindi non usciva e non entrava. I dischi che entravano, come il mio, arrivavano di importazione dalla Germania, no? Erano un fenomeno un po' underground, no? Erano un fenomeno di nicchia. No. Poi dopo, quando sono andato lì alla fine degli anni Ottanta, mi hanno spiegato che nel momento in cui crollò il muro e quindi si aprì la frontiera, no, c'erano 5-6 personaggi e sono diventati personaggi della svolta, no, del loro mondo, la loro apertura verso l'Europa, verso il mondo, no? E io sono uno di quelli, no? Cioè, ci sono i Modern Talking, i Bad Boys Blue, Sandra, sono quasi tutti tedeschi, perché i dischi lì arrivavano dalla Germania, no? E poi ci sono io, capito? 5-6 che infatti poi dopo tanti anni siamo richiestissimi nei concerti, nei spettacoli, televisioni, e anche quando andiamo all'estero ci capita di cantare in Irlanda e negli Stati Uniti, così metà del pubblico sono dei paesi dell'est, perché siamo stati così famosi lì che, capito? Ma infatti, ho visto dei video, dei concerti negli anni 2000, 2020, penso,
in Russia o nei paesi dell'est, dove ho visto palazzetti pieni. Sì. Cioè, e allora io, ecco, proprio da appassionato, io rimango scioccato di questo, perché in Italia non c'è questa, no? Questa cultura proprio sulla dance, su questi brani, ma all'estero c'è proprio una richiesta incredibile. Cioè, e te, sì. Roberto, sei una star proprio, cioè, percepisco, e poi me lo confermerai te, proprio una star. Perché ovviamente, no, per fare cioè, una canzone, le canzoni mie hanno funzionato anche in Italia, no? Però in Italia a quel tempo c'erano già tante televisioni. Io ne ho fatte diverse, ho fatto appunto Raffaella, i Disco Ring, ne ho fatti 3 o 4, 2 o 3 Festival Bar, no? Però all'estero forse ho fatto molto di più, no? Perché per esempio in Polonia io ho fatto mezz'ora di special nella serata del Festival di Sopot, che è l'equivalente del Festival di Sanremo, cioè tutti guardano quel festival lì, che viene trasmesso in Est Visione, diciamo, in tutti i paesi dell'Est, no? Quindi dalla Polonia, Lituania, Estonia, Russia, così, e così via. E nell'89, no? Lo feci 2 volte. Il primo anno feci l'ospite internazionale con 2 canzoni. L'anno dopo, visto il grande successo, mi richiamarono e feci proprio uno special di una 20 minuti, no? Fai conto, qui da noi, il sabato sera di Sanremo, arriva un cantante, faccio un nome grossissimo, no? Sting, e fa 20 minuti, no? È ovvio che la popolarità sale alle stelle, no? E lì è successo questo, praticamente, che Polonia non sono più un fenomeno dance, ma sono un fenomeno pop, internazionale, pop internazionale, capito? Sì. E quindi... quando vado riempio i palazzetti, gli stadi, insomma, cioè, c'è un affetto incredibile, perché incredibile. Viene da anni, capito? Da anni. Di... Sì. Tornando negli anni Ottanta, ma ecco, hai rammentato prima Rose, Magic Carry On, ma come nasce quel fantastico brano che ancora oggi in tutte le feste lo balliamo? Ma io, sai, le canzoni mi venivano abbastanza di getto, anzi posso dire che quando una canzone viene velocemente è un successo, quando ci lavori troppo, che taglie, corregge, così diventa magari anche carina, però si vede che è stata troppo macchinoso il macchinosa, processo, no? Macchinosa. E Rose mi è venuta così, era il momento in cui appunto andavano i sintetizzatori, io ovviamente tastierista, quindi ero appassionato di elettronica, quindi tutti i suoni dei vari, per chi conosce un po' questi strumenti, i vari Roland, le batterie Lean, e ero appassionato di quello, quindi avevo il mio studiolo in casa, e registravo i miei demo. Poi a quel tempo non si poteva fare il disco in casa, quindi dovevo andare in uno studio e costava... una fortuna costava, no? Infatti, come ti avevo detto prima, io investii i miei guadagni, cioè un po' di miei guadagni nel primo disco. Poi ho avuto la fortuna di incassare sempre qualcosa che io reinvestivo, no? Quindi andavo avanti con questi investimenti di soldi guadagnati con la musica, no? E Magic Carry On è stato il primo disco che invece di registrarlo prima andavo in uno studio di Firenze che non era tanto professionale, era un 16 tracce, insomma chi conosce la musica sa di cosa sto parlando, e per me fu un grande salto andare a registrare sul 24 tracce e andai a Milano, no? In questo studio e avevo appena conosciuto per caso Lombardoni della Disco Magic e lo registrai, glielo portai, si è innamorato e l'abbiamo pubblicato. È successo. I miei dischi in quel momento lì uscivano e erano successi. E quindi per me, sai, era una svolta. Io lì ero produttore e quindi per me, cioè, produttore musicista, quindi io potevo farne anche una alla settimana volendo. Se mi mettevo lì, sì, e in quel momento avevo la vena artistica
sviluppata, no? Sviluppata. Infatti, la settimana dopo feci Don't Cry Tonight, capito? Quindi poi come è scoppiato Don't Cry Tonight, però Lombardoni mi disse: guarda che devi fare un album perché me lo stanno chiedendo tutti, c'è cioè, il discografico tedesco lo vuole, quindi fermati, no? Concentrati e fai l'album tuo. E lì mi fermai, ho smesso di produrre per altri e mi sono dedicato per un po' di tempo a fare soltanto le canzoni per me come Savage. Sì, sì. Infatti facciamo una carrellata veloce, qui c'è Radio e I Love Again, con questa sì. copertina molto colorata. Fantastica. Bella, bella. Tra l'altro sì. ti posso dire che I Love Again è uno dei pezzi che a me preferiti, molto malinconico ma molto molto preferito. Poi abbiamo Time, anche questo molto sì. bello. Sì, quello era già un pochino dopo. Sì, questo è 1985. Tra sì. l'altro una cosa interessante, perché io sono anche, mi piace leggere anche i crediti, qui c'è il fan club di Savage. Sì. Il fan club di Savage. Sì. A quel tempo esistevano, si scrivevano nei P.O. Box. Ma io ce l'ho ancora, ho conservato tutte le lettere. In sì, qualche... Intervista l'ho anche pubblicata, cioè cassette proprio piene di lettere. Sì, cioè ti arrivavano tante tante lettere. Sì, 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 ma sì. ti ricordi che cosa ti chiedevano? Cioè, ma la maggior parte erano ragazzine che magari mettevano il bacio col rossetto, ah. oppure volevano magari, speravano magari in un indirizzo, in una telefonata. No, a quel tempo non c'erano neanche telefonie. Certo. Quindi è così. Hai un ricordo particolare di Time? Ma Time è stata una canzone un po' di svolta, no? Perché volevo essere un pochino più inglese come sound, sì. quindi sperimentare un pochino di più. E allora feci tutto un lavoro nella registrazione, di ricerca proprio di suoni, registrai dei martelli che picchiavano sul ferro e l'ho utilizzati come percussioni, no? Cioè è molto avanti come sonorità, no? Forse magari non era un po' meno commerciale rispetto ai primi e quindi magari avrei dovuto essere un pochino più facile, no? Più easy. Però sai, io sono anche musicista, quindi quando sei musicista aspiri anche a mettere qualcosa di nuovo, di innovativo. No? Però è stato ballato tanto. Sì, tantissimo, tantissimo. Poi abbiamo Love is Dead. Sì, siamo ancora, okay. ancora più inglesi rispetto a prima. Sì, questo sì, 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 questo sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Bello, bello, bello. Poi abbiamo Celebrate con questa bellissima copertina. Sì. Celebrate, celebrate, na 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 na. Quello girai il video, lo girai su Parthenon in Grecia, Atene. È stata una bella esperienza. Ne feci due di video, ce n'è uno girato in Italia e uno girato lì in Grecia. È stata una cosa nuova, bella. Tra l'altro il fan club di Savage è cambiato, adesso è... Cioè adesso, all'epoca, è Chiavari. Ah, era lo studio dove andavo io a registrare. Sì, Savage presso Scaccomatto. Sì, bellissimo. Studios. Cioè, guarda, veramente, leggendo questo, mi immagino i ragazzi giovani, no? Che forse guarderanno sicuramente questa chiacchierata, diranno, ma ti rendi conto? Cioè, sembra passato... È quello che oggi... Cioè, sarebbe l'Instagram di oggi, no? Praticamente. Se tu volevi un contatto con un artista e dovevi scrivere a un fan club, no? E quindi all'inizio avevo una P.O. Box, no? Però quando andavo a ritirare la posta, cioè io mi sono ritrovato anche il direttore dell'ufficio postale che mi diceva: oh, ma arrivano centinaia di lettere, intasano tutto qua, cioè non ce l'hai un altro indirizzo? Ecco. Cioè mi si intasa tutto. Grande, grande Roberto. Poi abbiamo I Lose You. Sì. Anche questo sì, molto interessante. Qui siamo nel 1988. Sì. Quello lì è stato registrato
quando ho partecipato a quel festival in Polonia, il festival di Sopot, e lo presentai lì, è stato anche lì un'esperienza importantissima, perché fai conto un'organizzazione tipo appunto Sanremo, il Festival di Sanremo, c'era una gara di cantanti nazionali, no? E poi c'è qualche ospite internazionale, uno ogni serata, io ero un ospite, e fu lì che ho fatto il salto in Polonia, poi anche lì a non poter più camminare liberamente nelle strade perché lo guardavano tutti, quindi il giorno dopo all'aeroporto è stata una cosa pazzesca, cioè la polizia a tenere fermi i ragazzi perché cioè, che assaltavano, cioè, era una cosa incredibile. Incredibile, incredibile. Gli anni 90, e qui nasce la DVA, nasce. Sì. Mi racconti un attimino come avviene tutto questo? Praticamente alla fine degli anni 80 la musica era un pochino cambiata, no? E quindi l'italo disco era passata un po' di moda, in discoteca era arrivata l'house, no? E quindi le canzoni non erano più melodiche, ma erano tutto ritmo e effetti, voci campionate, e quindi c'erano diverse possibilità, no? Cioè non tante, però o ti mettevi a cantare in italiano, alcuni dei miei colleghi l'hanno fatto, no? Raff, per esempio, è partito anche lui dall'italo disco, poi si è messo a cantare in italiano e ha avuto una carriera strepitosa, no? Oppure, come ho fatto io, ti mettevi a fare produttore. Io mi sono fermato un attimo come cantante e ho continuato come produttore. Perché poi la mia voce, che era molto melodica, non era adatta a fare musica house, la musica che andava in quel momento, no? E quindi iniziai, e devo dire che allora c'è stato un momento di crisi, perché il primo momento di crisi è stato quando proprio nessuno sapeva più che dischi fare in Italia e nel mondo. Esisteva solo l'house music, e l'house veniva fatta non con i cantanti veri, ma con i campionamenti. Però i campionamenti ce n'erano pochi, ce n'erano 4-5, no? Uno l'aveva usato Black Box con Right on Time, uno l'aveva usato l'altro, quindi non è che c'era tanta possibilità. E in quel momento lì c'è stata una piccola parentesi, diciamo, simpatica, no? Perché mi inventai un genere, no? Che poi è stato un successo, è stato l'house demenziale, no? Perché ero a fare un pezzo, una versione che mi era stata commissionata da Disco Magic, ero a fare una versione di The Party, no? Che era un pezzo house che in quel momento lì funzionava. Sì. Avevo la cantante americana in studio e mi venne l'idea pazza di dire, ma scusa, perché non facciamo la versione italiana? No? Perché l'originale parlava dei ragazzi che erano in fila e c'era la selezione dei bodyguard che non ti facevano entrare in discoteca, no? E io dico, perché non la facciamo in italiana, ma un po' spiritosa, no? E quindi te sei una ragazza che devi entrare, spingono e qualcuno ti tocca il culo, no? E te devi cantare, già, e non vero. Toccarmi il culo, dai! È vero! No? Ma è stato uno scherzo, l'abbiamo fatto così, un po' goliardicamente, ma anche simpaticamente, no? Perché non era... cioè non è la parola non toccarmi il culo, perché è lei che si gira, quello dietro che spinge e dice, oh, non mi toccare il culo. Sai quando si mettevano sì, certo. Ancora oggi, no, in fila davanti alla discoteca per entrare c'è la selezione, no? È diventato un successo, no? È E da lì vero. si è creato un filone, perché la moda è nata di lì. Poi dopo è arrivato Turati che mi ha copiato l'idea con cioè, da spostare la macchina, macchina. E poi nel mio studio ne abbiamo fatti diversi, abbiamo fatto Modello 42, Giuditta, cioè c'è stato è un vero, momento... Giuditta, Giuditta, che c'era Panariello. Sì, veniva a studio da me Panariello, gli facevamo fare le imitazioni, no? Io gli avevo fatto fare un disco a lui che faceva l'imitazione di Vasco Rossi, che cantava, era Natale, il disco era Il Panettone, no? E lui faceva, trovo io il panettone! Ma senti... È vero, ho dei ricordi, sì. C'è stato un momento. Ma in discoteca Roberto andavano, eh.
Ascolta, c'è stato un momento che in discoteca, mezz'ora di discoteca, erano tutte canzoni mie, tutte. Quel filone lì, perché era l'unico che andava, Sì, perché o mettevi la house o mettevi quelle, no? è vero. Poi dopo, vabbè, è stato un fenomeno di un anno, una cosa. Poi il primo grande hit come produttore l'ho fatto con Ice MC, la canzone Easy, che era alla fine degli Bellissima. anni Ottanta, no? Sì, bellissima. E Easy in Italia non è stato un grande successo, no? L'unico paese d'Europa dove non è stato un successo è stato l'Italia, no? Ma in tutto il resto dell'Europa Easy o era il numero uno o due o tre. E gli altri due erano Phil Collins con Another Day in Paradise e l'altro era Madonna con Vogue. Erano i tre competitors, no? Ma ti rendi Dove conto? o era numero uno Ice e Phil Collins numero due o viceversa, no? È stato un hit incredibile, Sei quindi tutta Europa. easy, na 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 na, bellissima. Tra l'altro lo cantavo io il ritornello, lui faceva rap e la Ah! voce del ritornello la facevo io, no? E quello è stato il primo grande hit, diciamo, del momento dopo Savage come produttore, no? Poi ancora un pochino più avanti, era sempre... Arrivava, cioè, in Italia non avevamo dei filoni ben precisi di cosa fare, no? E per caso, e anche lì ho inventato un'altra moda, devo dire, io sono l'inventore delle mode. Per caso, un discografico francese mi chiede di fare una versione dance di Last Train to London degli Electric Light Orchestra. Non so se la conosci, se te la ricordi, no? E io in quell'occasione chiamo un cantante che avevo appena conosciuto, che era dalle mie parti, un certo William Nerain, che poi sarebbe W, W. sarebbe diventato W. W. Facciamo questa canzone, sinceramente non ci piaceva tanto, no, però era commissionata, gliela diamo, lui contento così, però parliamo io e William e ci diciamo, perché non facciamo un cover noi che ce lo scegliamo noi, dai, dai, facciamo così, ci mettiamo lì, proviamo un pochino di canzoni. Please don't Go. go. È venuto Successo fuori. fantastico. Successo mondiale, mondiale, da tutte le in tutti i paesi del mondo, numero uno. È stata una cosa incredibile. E lì è nata l'altra moda, la cover mania, perché poi dopo tutti hanno fatto. Uscivano fuori Right Like the Wind, eccetera, eccetera. Tutti si sono messi a fare cover, no? Perché era scoppiata questa moda, no? Quindi Vabbè, sei avanti a tutti. ho fatto riempire un po' di conti in banca a tanti produttori italiani. Dai, oh. E poi è arrivata Alexia. Dopo è arrivata Alexia. Dopo, vabbè, prima di Alex è arrivato poi la DVA, quindi Sì, ecco, Corona, Corona. poi è arrivato i nuovi singoli poi di Ice MC, Think About the Sì, Way, It's Rainy Day, sì. Dancing with an Angel di W, no? Fantastica, E fantastica. quindi poi è arrivata Alexia con Ulalala, Summer is Crazy. Alexia, ogni estate arrivava il martellone di Alexia. C'era un momento che il Festival Bar Salvetti mi telefonava verso marzo, febbraio-marzo, mi dicevo: Roberto, cosa c'hai in uscita quest'anno? No? Io dicevo: c'ho un bel pezzo, guarda, questo qui. Gli mandavo la cassetta perché esistevano, non c'era CD, non c'erano le mail, no? Quindi si spediva con la posta una cassettina, no? E dopo 2 giorni mi telefonava: bello, lo voglio io, lo metto come sigla, ma non lo darà a nessuno, deve essere in esclusiva, no? E per 3 anni o 4 anni io tutti gli anni avevo la sigla del Festival Bar, no? E tutti mi odiavano perché c'erano le multinazionali che avrebbero anche pagato chissà cosa, no? E io ce l'avevo gratis perché si era creato questo rapporto di fiducia, no? Salvetti sapeva che io ero creativo, che gli davo delle canzoni che poi sarebbero stati importanti, no? E quindi andava così, quindi ci ho avuto Summer is Crazy, ci ho avuto Dancing with an Angel,
The Rhythm of the Night, Please Don't Go, cioè tutte sigle che poi hanno fatto tutta l'estate, no? Praticamente in discoteca si ballava l'80% musica tua e al festival bar si ballava l'80% musica tua. No, l'80% no. Devo dire che fatto io... una battuta! Sì, io facevo poche canzoni, ma buone. Sai che comunque, c'è stato un anno... Eri, come posso dire, eri un talent scout. Possiamo dire, no, con, diciamo, con un termine usato oggi. Sì. C'è stato un anno che c'era un giornale importante, Musica e Dischi, no? che faceva una classifica, era l'unica classifica importante in Italia, perché era proprio basata sulle vendite reali dei dischi, no? E ci fu un anno che io con pochissimi dischi ero numero uno come etichetta discografica, ma davanti alla Sony, davanti all'Universal, davanti alla Warner, tutti erano dietro, io con magari 4-5 dischi, perché io non ne facevo tanti, ogni anno erano appunto quei 3-4-5, no? Però tutti successi. E questo è la tua grande forza, la tua grande forza. E tante volte rimango allibito dalla tua capacità di poter capire, di poter vedere in una persona, in un artista, un qualcosa di vincente, una sonorità. E poi, come ha detto te, un genere dove te apri un genere che poi tutti gli altri vanno un po' a copiare. E questo è un grande merito. Sì, sì. Ho sempre avuto quel dono, che io sento una canzone e al primo ascolto già mi riesce di capire se sarà un successo oppure no. Cioè, ho un qualcosa, se mi si muove qualcosa dentro, dico è un successo. È una tua dote, no, possiamo dire. A volte, scherzando, i ragazzi che lavoravano con me, no? I Gianni Bini, i Network in generale, sì, Network, sì. Così, a volte si scherzava, no? Quando mi facevano ascoltare le cose nuove, no? Se mi mettevo a fare così... erano disperati, perché detto, vai, non funziona. Vabbè, è così. Comunque poi, ecco, negli ultimi anni sei tornato a fare dischi proprio Savage, sì, con dei pezzi, tra l'altro, molto 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 belli. Io mi ricordo arrivando LOL in Light, I Love You, sì. Thousand Sound Nine, allora questo l'inglese, io mio non 2009, è sì. Ecco, che è bellissimo, che è bellissimo. Cioè, praticamente sono arrivato, arriviamo alla fine del 2000, no? Che in quegli anni lì, gli ultimi anni dei 2000, producevo Alexia, facevo un album di Alexia ogni anno, no? Mm-hmm. Poi ci fu un momento che con lei avevo un po' perso l'energia, no? E quindi lei voleva cambiare stile, così. E allora feci un paio di esperimenti in italiano, feci prima WWW, Mi piaci tu, di Gazzosa. Già, è vero, di Gazzosa. È stato... Questa è la fatta te, l'hai fatta. Sì. Era una canzone scritta per Alexia, no? Però quel momento lì, appunto, lei voleva cambiare, io... avevo conosciuto la Caselli, che era la discografica dei Gazzosa, loro avevano fatto un Sanremo, ma era un Sanremo un po' mediocre, e mi chiedeva la canzone, avevo feci ascoltare, è stato anche quello lì un successo immediato, no? E poi dopo di quello mi sono incontrato con Zucchero, che con cui avevo iniziato, perché io con Zucchero, è vero, prima di Savage avevo suonato in una band, no? Però poi non abbiamo mai più fatto niente assieme, mai scritto una canzone assieme. Ci siamo incontrati, mi ha chiesto una canzone un po' latineggiante, perché voleva fare un duetto con Carlos Santana. Mm-hmm. No? E mi è venuta Baila Morena. È anche quella, una canzone di quelle che nascono di getto, e è stata quel successo che poi sappiamo, sì, che è quello lì, sì, mondiale, sì, no? Sì. Poi arriva il 2002-2003, dopo tanti anni di inattività come cantante sul palco, mi invitano a cantare in Russia a un festival allo Stadio Olimpico di Mosca, con la televisione, il canale 1 russo,
e ovviamente il pubblico, no? Quindi uno stadio, quindi immaginati pieno, 25.000 persone, no? Lì per lì sono un po' titubante, no? Perché dopo tanti anni cosa faccio? Torno sul palco, ero un po' indeciso. Mi mandano il filmato e vedo che è una produzione grossa, era come il nostro Festival Bar, no? E quindi decido di andare. E anche lì è stata un'esperienza incredibile perché sono arrivato, ho fatto una press conference con 50 giornalisti. E era come se avessi smesso il giorno prima, no? Ero tranquillissimo. Parlavo lì, mi facevano le domande in inglese, cioè io per loro ero una star, quindi ero lì, rispondevo, ho fatto le fotografie, ho fatto comunicati stampa, ho fatto il soundcheck il pomeriggio, no, con lo stadio vuoto, come se avessi smesso il giorno prima, Il giorno tranquillo. prima. Il problema è stato la sera, quando dovevo scendere dalla scalinata e c'era un boato di 25-30 mila persone lì che urlavano, no? Perché quando hanno detto il mio nome è stata una cosa. Però, come sempre succede nella vita, cioè poi bisogna anche un pochino buttarsi, no? Cioè, poi dopo, fatta la prima canzone, la prima magari rimani un po' lì. Io che lo so, magari guardo quel filmato lì, sono un po', si vede che ho la paura negli occhi, no? Però poi dopo senti la gente che urla, vedi le bandierine, le scritte, ti tirano fiori perché in Russia è un simbolo quando un cantante è amato, ti regalano fiori, no? Molto spesso tra una canzone e l'altra, se il palco lo permette, no? Vengono proprio su, la sicurezza fa salire su, ti vengono e ti consegnano un mazzo di fiori, Sì, no? sì, sì, sì. E quindi a volte succede che vai via con decine di mazzi di fiori, no? Il E camion pieno di fiori. sì. E di lì poi, vabbè, ho ripreso questa attività di festival, di spettacoli importanti, no? E vado spesso, cioè andavo fino prima del Covid, no? E andavo e ho ripreso anche in altri paesi, no? Ho fatto diverse tournée negli Stati Uniti e tutti gli altri paesi est, quindi Lituania, Estonia, Kazakistan, che è lontanissimo, più di una volta sono andato in Irlanda, a Londra, cioè ho fatto diversi. E la cosa incredibile, come abbiamo detto all'inizio delle registrazioni, insomma, dopo sono quest'anno è il 40° anno di Don't Cry Tonight, no? Dopo così tanti anni che quella canzone sia rimasta stampata nelle menti, nei cuori, no? Così per così tanto tempo. Posso che ringraziare il fatto, ringraziare quel momento in cui mi è venuta fuori, no? Perché Bello. so di aver fatto qualcosa di importante. Non parlo di economico, naturalmente, parlo Certo, soltanto certo, di certo. quello che è arrivato, no? Io lo dico spesso, quando canto, tantissime volte mi sembra di essere collegato, nella musica si dice MIDI, no? Via MIDI, cioè è un cavetto che collega le tastiere, no? E il mio cuore è collegato con i cuori delle persone che ho davanti, perché vedo la gente che piange, vedo delle dimostrazioni di affetto che mi fa venire Bello, la pelle d'oca. bello, bello, bello. E consiglio, condivido lo schermo, consiglio di ascoltare questo bellissimo album, Love and Rain, bellissimo. E ti faccio i complimenti. Ti ringrazio. Purtroppo è uscito il giorno in cui è cominciato il Covid, no? Perché è uscito, ho fatto tempo a fare una televisione il 14 di febbraio, era San Valentino in Polonia, e avevo già tutta una serie di eventi promozionali durante l'estate, sia in Polonia che in Russia, no? Infatti il disco, come è uscito, è entrato subito nelle classifiche ufficiali. Però poi è arrivato il Covid, il mondo ci siamo tutti fermati a vedere quello che succedeva e quindi è rimasto lì. Non so, cioè, non so se tirarlo fuori, fare qualche canzone nuova, perché io cioè, ci ho speso veramente tanta energia nel registrarlo e è un po' come avere buttato via una cosa a cui ci tengo tanto, no? Quindi
È un po' nell'aria che magari prima o poi mi rimetto in studio, magari registro altre 3 o 4 canzoni e faccio una versione nuova dell'album perché meriterebbe un bel ascolto, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Ma il tuo ricordo più bello, domanda difficile, Roberto, della tua carriera, che metti al primo posto? Ne hai raccontati tanti, l'emozione con il Sono pubblico, ma tanti. il tuo ricordo più bello che è in cima? Allora, la finale del Festival Bar dell'84, quando ho fatto Only You a Verona, e sai, Verona, quando canti nell'anfiteatro è come se la gente ti toccasse, no? Perché è una struttura tonda. E il palco a quel tempo veniva fatto un po' avanti, cioè avevi proprio tutto il pubblico accanto a te, no? E lì ho pianto, non si vede, ovviamente cantavo in playback, quindi non si sente neanche, no? Perché i cantanti erano tutti in playback a quel tempo. Però una lacrimuccia che scende perché era troppo, una sensazione troppo grossa. Poi altre volte, una volta sono andato a cantare sul Rio delle Amazzoni, no? Che è in Brasile, ma da Rio, dalla parte diciamo più abitata, devi andare 2 o 3 ore di aereo su nel nord, no? In un posto sperduto, erano poverissimo, e una povertà così non l'ho mai vista da nessuna parte, no? E mi conoscevano anche lì, cioè la musica, la mia musica era arrivata fino a là, senza televisioni, senza niente, proprio per la forza che aveva dentro. Sono sensazioni incredibili. Che bello. Ma hai dei rimpianti, Roberto? Ma no, perché alla fine è stata una carriera eccezionale, sia come artista che come poi produttore. Cioè, è ovvio, se io in quel momento là, nel momento di Don't Cry Tonight, avessi avuto una casa discografica, una multinazionale, no? Che investiva su di me, che mi faceva dei video importanti e avrei fatto un altro tipo di carriera, perché purtroppo io ero autoprodotto, no? Quindi non avevo nessuno con me, cioè le mie canzoni andavano in televisione perché ero classifica, non perché c'era qualcuno che mi Sì, che spingeva, no? spingeva. Capito? E quindi forse sarebbe andata in un altro modo, però magari dopo sarei finito, non lo so, mi sarei buttato nell'alcol, avrei fatto delle cavolate. Invece mi sono. No, no, è bene che sia andato tutto così. Ecco. Invece mi sono rivoltato, in Toscana si dice rimbragato, no, le maniche, Sì. e mi sono messo a fare musica, capisci? E quindi ho fatto altre cose, no? E quindi ho fatto anche tutto quel resto di cose che prima, che forse non avrei fatto, no? E quindi. È andata bene così. Ma per finire, ma come la vedi la musica di oggi in generale? Ci sono delle cose molto belle. Allora, intanto trovo anche degli artisti molto preparati, no? A volte mi capita di sentire amici o X Factor, no? E vedo dei cantanti veramente bravi, bravi e che sanno stare anche sul palco, no? Però capisco anche che è tutto manipolato, è tutto gestito ormai da 2 case discografiche che li mettono lì e il giorno dopo li buttano giù, no? E questi ragazzi, cioè, sono un po' così in balia, non si Sì, sa, di no? Cioè, tutto. capito? Una volta esisteva il produttore, no? C'erano dei produttori, ma non parlo di quelli italiani, quelli anche internazionali, che prendevano il cantante, prendevano David Bowie, no? E lo facevano crescere, capito? Gli creavano le canzoni giuste, gliele cucivano, gliele tagliavano, cioè c'era un lavoro, no? Ma da gente preparata, cioè c'era l'artista bravo, David Bowie, ma poi c'era anche un produttore bravo che lavorava per lui, no? Oggi il produttore non esiste più, no? Esiste un artista, una casa discografica, esiste, trovano una canzoncina, ma poi la seconda canzone spariscono, la maggior parte. E quindi purtroppo cioè, è un momentaccio per tutti gli artisti in genere, perché si disperdono, no?
Per esempio, gli album non vanno più adesso, quindi tanti sento dire che ormai tra poco non si faranno neanche più gli album, perché è inutile stare a scrivere 12 canzoni quando poi la gente ne ascolta una, no? O due, no? E allora è meglio fare bene quelle due lì, no? E quindi poi ci saranno gli artisti che hanno un qualcosa da dire, come magari il cantautore italiano, quello più grande, allora continuerà a fare gli album. Ma poi ci saranno quelli giovani, che fanno musica da cassetta, musica da classifica, che faranno un disco ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi uscirà un nuovo di tizio, no? E quindi, ma È così, cioè. sì. È una situazione abbastanza particolare. Poi con la musica liquida, poi anche per guadagnare, insomma, è diventato quasi impossibile. Io per concludere, vedo dietro di te, nella parete, dischi d'oro, di platino, cosa sono? Cioè, io sono curioso, ora io scusami se ti faccio questa domanda, ma sono molto curioso. Sono tutti dischi d'oro della carriera, no? Quindi Ice, Alexa, Corona, e W, no? E di là, poi c'è tutta la parete di là che ti ora non vedi, dove ci sono quelle degli anni 80. Poi c'ho anche un'altra parete su nel mio ufficio, dove c'è quelli più recenti di Zucchero, eccetera, eccetera. Quindi Che ne ho presi tanti. È una bella soddisfazione. spettacolo, che spettacolo, Alberto. Sono veramente contento di questa chiacchierata perché la bramavo ormai da tanto tempo e ti voglio ringraziare. Roberto, dai, il tempo è scaduto. Io starei a ore, con te, però ovviamente già il tuo tempo è prezioso, allora non voglio abusarne. E che cosa facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori? Sì, certamente. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguiti. Speriamo di continuare a rimanere uniti, no, con questa grande passione che è la musica e questo ragazzo che ho qui davanti, che è un grande appassionato e che si merita veramente tantissimo, perché l'amore per la musica è la passione più grossa che ci possa essere. Ciao a tutti gli amici. Ciao. Ti ringrazio Roberto. Io sono emozionato, non so neanche come salutarvi. Vi aspetto tutti alla prossima puntata. Un grosso abbraccio da Massimo e da Roberto Zanetti. Ciao alla prossima e viva la musica Grazie. sempre. Ciao ciao. Grazie, ciao.
Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? Change.
It's up to you. I love you, I love you, I love you, I love you. Reflect
of you. You.